Cosa si nasconde qua sotto? E i cheat mi hanno fatto vedere che si nasconde un altro bunker dell'SCP-106X fortissimo! Entrare nel server e trovarsi subito un cartello con scritto "ciò, ragazzi, fa veramente paura, perché ne ho trovati due e guardate, le nostre difese sono aumentate, ti consigliamo di non avvicinarti, la dimensione X potrà portarti via ogni cosa che hai, sparisci". Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della serie principale attualmente sul canale. Mi raccomando però, lasciate un bel mi piace e un bel commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale se ancora ti ho fatto col tastino rosso qua sotto. E come vedete ormai, ragazzi, in mano abbiamo la nostra Broken Telekis War e la nostra chestplate di telekill, perché è l'ultima cosa che siamo riusciti a trovare ed è anche l'unica cosa che ci potrà proteggere da qui in avanti. Eh sì, ragazzi, perché sono veramente molto spaventato, perché innanzitutto è spawnata una casa nuova là in fondo. Non so cosa serva, però abbiamo una casa nuova dentro la serie. Non so se sia una casa nostra o meno, so solo che è lì e io ho paura di andarci fino a quando Marci non torna in Italia, perché in questo momento lui è via. Non voglio neanche capire cosa sia, però voglio capire cosa cavolo vuol dire quel messaggio, ragazzi, perché trovarsi dei cartelli davanti a casa in questo modo mi spaventa veramente un sacco. 1-1-2. Però, ragazzi, cosa devo dirvi? Allora, ho fatto un buco e ho messo qua dentro SCP-173, il buon Matteo. Non so come mai, ma era sparito. L'ho ritrovato ed era senza targhetta. Non ho capito questa cosa, se è Matteo che gli hanno tolto la targhetta per farmi uno scherzo o meno. Comunque, facciamo così: noi entriamo direttamente al bunker qua, così ci andiamo a comprare una name tag bella, veloce, con il nostro diamante. Non so se sia Matteo o meno a sto punto, noi ne compriamo un'altra nuova. Al massimo abbiamo catturato un 173 al volo e ci lo richiamo Matteo. Dai, va bene così, ragazzi, non preoccupatevi. Più che altro, ragazzi, ve l'ho detto, dopo che Herobrine Gialla ha ucciso il nostro piccolo Yaki, purtroppo, nello scorso episodio, il fatto che era sparito anche SCP-173 mi aveva fatto un pochino preoccupare. E quando non lo trovo più, l'ho trovato poi dopo tipo un'orettina della registrazione, che era qua in giro. C'era un SCP-173 senza name tag, senza nome. Ho detto, o è qualcuno che gli ha tolto la name tag con qualche mod strana, oppure un nuovo SCP-173. Comunque, a sto punto diamogli un altro nome, dove sempre il nome, chiamiamolo Matteo 2. No, dai, chiamiamolo Matteo e basta. Dai, comunque, mi raccomando, ragazzi, voi commentate con l'hashtag SCP-106X, che metto il cuore a tutti quanti. Chiamiamolo Matteo, perché appunto oggi andremo a capire perché ci hanno lasciato quel messaggio davanti a casa. Perché si sono aumentate le difese? Sta cosa qua mi spaventa un pochino, perché tornare dentro la dimensione X mi spaventerebbe veramente molto. Vieni qua, 173, vabbè, ragazzi, 173 come sempre deve dar fastidio e si nasconde. Vieni qua, timidone, che hai preso pure la casa di SCP-096. Vabbè, lasciamolo qua dentro. No, non uscire, ti prego, almeno tu basta dare fastidio. Ma questi SCP qua, ragazzi, sono fastidiosi, ma a ripensarci adesso, vi ricordate Apod? Amico? Cioè l'SCP che avevo chiamato amico, che era in casa di Marci? Perché non c'è più? Ragazzi, è sparito amico? Vorreste dirmi che non c'è più amico? No! Non ci voglio credere, ragazzi! Se sapete qualcosa, se magari avete visto qualche video di Marci dove è sparito amico, fatemelo sapere, ragazzi. Vabbè, non stiamo qua a pensarci. Allora, a sto punto dovevamo andare dentro al bunker degli hacker. A sto punto il bunker degli hacker era in fondo, quindi con calma noi ci prendiamo con la nostra Broken Telekis World. Anche se dovremmo andare con la K, perché se ci sono i 106X, loro non prendono danno con la Broken Telekis World, solamente con la K. E sta cosa è veramente molto pericolosa. Però, ragazzi, se ci pensiamo, c'era scritto "abbiamo aumentato le difese" o qualcosa del genere. E io mi ricordo che in questo Minecraft qua io ho fatto anche la sfida dei laboratori. E vi ricordate cosa ho fatto nell'ultima sfida? Vi lascio il video qua sopra se ve lo siete persi, così andate a rivedervelo dopo. Ho usato i cheat contro l'SCP. E che tipo di cheat? Se premo questo tastino qua, guardate cosa succede. Io posso controllare tutto quanto quello che c'è attorno. Questo qui, ragazzi, è un cheat dove io posso vedere attraverso qualunque tipo di blocco in Minecraft. A sto punto, se hanno aumentato le difese attorno al bunker, vediamo se hanno cambiato le password. Cioè, hanno aumentato le difese ma non hanno cambiato le password. Ma che difese hanno aumentato? Allora, hanno detto "abbiamo aumentato le difese, quindi facciamo una cosa, avviciniamoci al bunker, mi scusi signora porta blindata, e premiamo ancora questo pulsante". Ok, vedo due old man X,
cioè i 106X, che ancora non mi hanno visto. Li vedete davanti a voi, ragazzi? Guardate, ripremo il pulsante e ritorna tutto normale. Questo, ragazzi, è un cheat incredibile. Stiamo cheatando contro gli SCP-106X. Vediamo se ci avviciniamo al bunker e ripremiamo il tasto magico. Ok, sono ancora qua sotto? Ma sono soltanto due, no. Ho visto un terzo anche da quel lato, ma per ora non ci vede. Ok, però io voglio capire cosa si nasconde qua sotto, perché secondo me c'è un qualcosa. A parte gli SCP qua, il 096X, uno è sparito però, ragazzi. Perché che io ricordi, c'era un SCP-096X qua davanti. E dove cavolo è finito? Vorreste dirmi che l'hanno rilasciato per caso? Allora, proviamo a tenere d'occhio ancora. I 106X sono qua sotto, perfetto. Per ora non mi stanno puntando e ne vedo soltanto tre. Però sono molto curioso di capire cosa c'è qua sotto. Perché se riprimiamo questo tasto... Ragazzi! Ok, ora ho premuto un altro tasto che sì, mi fa vedere cosa si nasconde qua sotto. E i cheat mi hanno fatto vedere che si nasconde un altro bunker dell'SCP-106X fortissimo. Però non mi stanno puntando, questa cosa va un sacco bene. E guardate quanto sono forti, ragazzi. Gli SCP-106X, a differenza dei 106, riescono a oltrepassare i blocchi, quelli super di acciaio, che sono questi qua, come vedete. Ok, bisogna stare attenti a questa cosa. Vediamo se sono qua in giro che ci stanno puntando. Va bene, abbiamo scoperto questa cosa. Questo bunker qui, ragazzi, non è del tutto impenetrabile, quindi mi sa che c'è qualche passaggio segreto da qualche parte e devo capire dove. Però mi sa che... Oh no, in giro telecamere non ne vedo. Va bene. Allora, riprendiamo il 5, vediamo, perché questo qui... Ok, non mi sta puntando per ora. Ragazzi, avevate ragione, perché nei commenti dello scorso video mi avevate detto: Marco, probabilmente sotto al bunker di SCP-096X c'è qualche spawner di 106X. E avevate ragione, ragazzi. Clamorosa sta cosa. Ok, allora, facciamo così, ricontrolliamo l'ultimo secondo. Sono 4 mob spawner con un tubo che si ricollega praticamente a questo tubo. E chissà, ragazzi, dove porta a sto punto questo tubo. Perché è come se fosse un'alimentazione per questi nuovi SCP. Va bene, quindi sono 4 spawner. Va bene, allora, sta cosa qua dovremmo appuntarcela. Però, ragazzi, manca all'appello un SCP-096X. Usciamo, 7421. Il codice è sempre lo stesso, però bisogna stare attenti perché, come vi ricordate, ragazzi, l'SCP-096X ti colpisce da lontano, da vicino, ovunque tu sia, ma è super silenzioso. Quindi io non lo sentirò, devo continuare a guardarmi le spalle perché a sto punto ho paura che sia stato liberato per attaccarci. Mi sembra che comunque la Keep Inventory si attiva, a meno che dopo la morte di 106X sia per sempre eliminata, non lo so. Però non voglio neanche scoprire sta cosa dopo la mia morte per colpa di 096X. Ok, allora cerchiamo di capire se è in giro da qualche parte. Vediamo, qua ci sono i porcini. Magari nella casa lì, ragazzi. Può essere? No, è là in fondo. Ok. Ragazzi, non ci ha visto. Non ci ha visto. Vuol dire che era super vicino a noi prima. Non ci abbiamo fatto assolutamente caso. Dobbiamo colpirlo anche noi da dietro. Essere super silenziosi. Come è lui, ragazzi, appunto. Come il suo potere. Dovremmo diventare anche noi super silenziosi. C'ho veramente i brividini, ragazzi. Calma. Allora, avviciniamoci. Mettiamoci anche in F5. Diamogli un occhio. Ok, no, sta camminando verso di noi. Nascondiamoci, ragazzi. Mi sono nascosto grazie a questo blocco contro SCP-096X. Andiamo. Broken Telekis Ward alla mano. Potrà morire, ragazzi, secondo voi? O dovremmo provare a rinchiuderlo qua dentro? Facciamo una cosa. Perché tecnicamente abbiamo scoperto ultimamente che SCP-096 è diventato invincibile. O è magari stata una modifica da parte del team degli hacker. Non lo so. Però cosa faccio a sto punto? Devo continuare a non guardarlo. Continuiamo a non guardarlo. Continuiamo a non spaventarlo soprattutto. Perché Shy Guy si sa, ragazzi, qual è il suo potere. Si spaventa molto facilmente. Facciamo così. Avviciniamoci. Mamma, ragazzi, ve lo giuro. Sono super mega spaventato. E rompiamogli i blocchi sotto. Così proviamo a incastrarlo magari qua sotto al pavimento. Riusciamo? Ok. E lo incastriamo qua dentro. Proviamo a metterlo lì dentro. Ok. Mamma mia, ragazzi, siamo riusciti a incastrare Shy Guy. Abbiamo catturato un altro SCP-096X. Ok. Mamma mia.
Questo episodio qui, ragazzi, è stato veramente molto terrificante. Però l'abbiamo incastrato qua sotto e tecnicamente lui da qua non potrebbe scappare, perché non può arrampicarsi, se non sbaglio, SCP-096X. Va bene, allora mi serve però mettere dei blocchi almeno di legno. Mamma mia, mettiamolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo se adesso usiamo ancora i cheat. Vediamo. Ok, è là sotto. Va bene, ragazzi. Meno male, meno male, meno male. Ragazzi, spero che questo video qua vi sia piaciuto. Abbiamo usato i cheat, abbiamo controllato cosa sta succedendo. In più abbiamo catturato 096X e potremmo studiarlo grazie a Marcia e ai suoi laboratori. Lasciate un mi piace, un bel commento. Mi raccomando, iscrivetevi col tastino rosso qua sotto dove c'è scritto iscriviti, e scegliete uno dei video qua davanti per rimanere sempre sul mio canale. Scrivete un commento che vi lascio un cuore da Marco. È tutto, ragazzi. Ciao!